Che labbra carnose! Complimenti, Sgnapolona. Ciao, pesca melanzana. Labbra stupende. E quello sotto come sa un... Uè! Per chi non lo sapesse, il 15 febbraio si celebra San Faustino, un tizio bresciano a cui qualcuno a un certo punto, totalmente a caso, ha deciso di assegnare l'appellativo di patrono dei single, rendendolo così automaticamente l'arcinemico di San Valentino. Ho deciso quindi di realizzare una puntata dell'Infiltrato dedicata ai single in cerca d'amore, raccogliendo trucchetti e consigli non richiesti per trovare l'anima gemella laddove l'amore 2.0 sboccia più frequentemente, quindi nei gruppi Facebook dedicati al rimorchio. Faccio un piccolo disclaimer, la puntata di oggi non ha alcun valore di critica sociale, i personaggi che leggerete essere dietro i commenti di oggi non fanno praticamente nulla di male, lo scopo è solo sorridere un po' e prenderci un po' in giro per quanto il bisogno d'amore ci renda stupidotti e inermi di fronte ai pericoli del web. Bene, ora che ho fatto un po' il paraculo, possiamo iniziare. Allora, il primo passo in questa puntata è stato ovviamente quello di scegliere i gruppi nei quali infiltrarmi e quindi sono andato su Facebook digitando nella barra di ricerca termini altamente hot come sensualità, seduzione, erotismo, lasciandomi poi guidare nella scelta dei gruppi in cui iscrivermi dalle emoji scelte come i cuori, le fiamme, i costumi da bagno, i tacchi, tutta roba altamente hot. Sono già tutto un fuoco. Allora, la prima cosa che ho imparato e quindi mi sento di consigliarvi è che è molto importante avere la battuta pronta. Se il vostro lui o la vostra lei esordisce in un gruppo popolato da centinaia di migliaia di persone con frasi molto provocatorie del tipo «Buon fine settimana, ragazzi!» Voi subito dovete calare il vostro asso nella manica, la vostra pick-up line più potente e solo così la vostra anima gemella cadrà subito ai vostri piedi. Figa! Labbra stupende. E quello sotto come somp. Questo me lo immagino che gli è caduta tipo in testa un'incudine mentre parlava stile Willy il coyote. E quello sotto come somp. Le emoticon sono sempre un buon mezzo per rafforzare il vostro messaggio. Che labbra carnose. Complimenti, Sgnapolona. Banana sorridente. Occhio però a non risultare troppo criptici o si rischia di cadere nel rebus da settimana enigmistica vietata ai minori. Ciao, pesca melanzana. E sempre a tema settimana enigmistica, cosa avrà voluto dire lui? Ciao, ho un bellissimo ragazzo, se ti interessa chiamami, così ti mando la foto. Sequestratore o pervertito dalla grande educazione? Potete fare i misteriosi. B7. Scacco matto. E anche sta cagata l'abbiamo fatta. E mo, mezz'ora a rimettere via tutti sti pezzettini maledetti. Potete in alternativa puntare sull'educazione. Buona serata. Anzi, esagerate sull'educazione. E buon divertimento di serata. Oppure, in caso non sappiate bene come esordire, nel dubbio, un sempreverde. Dai, Roma! Una cosa che ho imparato è che il linguaggio visivo è importantissimo. Non fatevi cogliere impreparati. Il mio suggerimento è quello di costruirvi una libreria di GIF, emoticon e immagini varie per poterle inviare a rotazione su tutte le chat che trovate. Bisogna sempre essere aggiornati perché l'arte corre più veloce della tecnologia. Tra non molto vi troverete a dover inviare gli NFT di Diddle. Un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di non arrendervi mai. Prendiamo come esempio il signor Calogero. Il signor Calogero ha deciso di diventare un bot, copincollando il proprio messaggio sotto ogni nuovo post pubblicato da qualsiasi esemplare di sesso femminile che malauguratamente gli capiti nel feed. E questa strategia premia! Solo che poi bisogna essere sempre pronti a passare all'azione, ad affondare gli artigli nella preda. Ed è lì che il signor Calogero mi pecca e mi compie un errore fatale. Buon anno! Grazie anche a te! Vai Calogero, è la tua occasione! Ti posso scrivere sul Messenger così ci conosciamo meglio, che dici? Va bene, ti ho scritto sul Messenger. Se ti va rispondi, grazie. Non c'è il messaggio. Io l'ho mandato, prova a mandare tu a me. Adesso sono stanca. Quindi non mollate mai, ma restate concentrati. Ecco, assicuratevi di mandare messaggi alla persona giusta, perlomeno. Se proprio non avete voglia di spammare il vostro messaggio migliaia e migliaia di volte,
possiamo trovare una soluzione intermedia. Ecco, fate un bel messaggio rivolto a tutti o a tutti e poi sparatelo nell'etere. Qualcuna o qualcuno abboccherà. Sei bellissima, ma dove sei stata fino ad ora? A dormire? Notate la scelta dello sfondo poi. Cuori neri, perché è romantico sì, ma con quel tocco dark che fa sempre impazzire. Un altro aspetto fondamentale è quello di mantenere costantemente aggiornate le proprie informazioni. Qua non vogliamo fare catfishing, vogliamo che il nostro interlocutore sappia perfettamente con chi si deve confrontare. Quindi andate a recuperarvi ed aggiornate tutti i messaggi con eventuali cambi di età, residenza o professione. Poi vi consiglio di lavorare bene sul messaggio che volete dare. Siate diretti, non siate troppo criptici. Voglio solo io sia un sogno irrealizzabile per te. Punto. Ma se viceversa vi troverete a scontrarvi con messaggi criptici come quello che ho appena letto, voi non abbiate paura e andate via lisci. Buon pranzo! Semplice, adatto per tutte le stagioni, via sicuri. Poi che dire, prendete spunto dai migliori. Ho imparato una tecnica di seduzione infallibile. Le dici ti desidero e sparisci. Però non prendete troppo alla lettera gli insegnamenti. Fateli vostri, ma nella giusta misura. Patrizia, mai scrivi. Patrizia, mandami tua amicizia. Patrizia, mandami tua amicizia. Patrizia, mai risp. Non prendere in giro le persone. Tu non scrivi mai. E dai, Patrizia, rispondigli. Poi che dire, sicuramente dovete lavorare in primis su voi stessi. Ad esempio, non focalizzatevi troppo sulle cose meno importanti, tipo l'aspetto fisico. Quando lavori con questo panorama, tutto passa. Samantha, sei uno schianto. Ora, tralasciando i gusti sul panorama, è letteralmente una pista di atterraggio. E no, non si stava riferendo alla fotoprofilo della tizia, perché aveva un cane come fotoprofilo. Però comunque, sempre meglio delle intramontabili. Le scie chimiche? Ma Dio, ma aprite ste foto, sono letteralmente riflessi sui vetri. Poi, siate sicuri, non temete il giudizio altrui. Buongiorno. Ma che cazzo cerchi? Vestiti, va! Buonasera, sanguisuga! Se vi attaccano è perché sono invidiosi di voi, ma voi siete più forti e non dovete temere nulla. Soprattutto se postate foto di gnocche bionde, ma vi chiamate Diallo e in fotoprofilo ci siete voi col vostro bel faccione sorridente ad attendere gli iscritti al gruppo. Anche perché comunque troverete sempre qualcuno disposto ad andare oltre l'aspetto fisico per voi. Gente che non ci penserà neanche un secondo prima di consegnare il proprio numero di telefono personale in pasto al web pur di riuscire ad avere un contatto con te. Ti amo, Diallo. Ultimi due tip and tricks e poi passiamo alla lezione pratica. Tenete sempre gli occhi aperti sul web perché non tutti sono onesti come Diallo. Ciao Enrica, ti prego fammi un sorriso, sei bellissima. Ma sei sicura che sei tu? Mi sembra una finta. Mai abbassare la guardia. Mai abbassare la guardia e stare sempre concentrati, sempre con gli occhi fissi sull'obiettivo. Ciao, sono Angela, sono nuova qui, cerco l'amore della mia vita. Molto felice, acquista con noi la tua patente di guida italiana senza uscire di casa. Perfetto, grazie Patrice, è proprio ciò che stavo cercando. Bene, direi di passare ora a qualche caso pratico, a qualche case study da cui prendere spunto per le vostre prossime uscite. Se il video vi sta piacendo vi invito a iscrivervi, lasciare un mi piace, un commento, condividerlo, solite robe. Passiamo ora al primo caso, lo Stefania Gate. Buonasera, mi chiamo Stefania, vengo da... e ho 6 anni. Sono una persona buona di carattere, se posso aiuto chi ha meno di me, molto altruista, sensibile ma forte. Non mi faccio scoraggiare da niente e da nessuno, non mi reputo né bellissima né bruttissima. Non guardo la bellezza, un po' sì, ma soprattutto il carattere e il cuore. Cerco una persona buona, sincera e onesta. A questo punto, cosa fareste voi? Risposta A, buongiorno. Risposta B, un'arguta battuta dopo aver letto con attenzione quello che ha scritto lei. Risposta C, la regola di Padre Pio. Risposta D, scrivetemi qualcosa nei commenti in base a quello che vorreste fare voi. Avete fatto la vostra scelta? Quale credete che sia la risposta corretta? La risposta esatta è la B. Ma esattamente quello che cercavi. Ma non vale così. Proviamo un altro approccio. Io ti voglio, io amo. Non parlo inglese. Una spacca cuori, Stefania. Ci vediamo, tesoro bello mio. Dove sei? Mi piaci tanto. Vai su Messenger. Scusi, io non sono di nessuno. Non voglio conoscerla, grazie. Brava, questa mi è piaciuta. Una donna tutta ad un pezzo. Severa ma giusta. Ci sei? Ci sei?
Bologna. Questa è bellissima. C'eri quasi, hai conquistato me. Per il secondo esercizio prendiamo la storia d'amore mancata tra Giuseppina e Carlo. Ripercorriamola assieme evidenziando gli errori del corteggiatore. Carlo: sono divorziata, cerco una relazione seria e sincera. Al che arriva Carlo, un grande playboy di esperienza, che esordisce con un zzz. E subito comunque si corregge e in 15 minuti, si avventa sulla povera Giuseppina come uno squalo su una balena sanguinante, spedendo una raffica di messaggi. Ciao Giuseppina, ma di dove sei? Ci possiamo conoscere? O tu mandami il tuo numero di cellulare, tu vuoi fare una vita nuova, ci sono io, Carlo, e ti dico che è questo il mio numero, cell, bla bla bla. Se vuoi chiamami anche ora che facciamo una cosa seria io e te, se vuoi codatami, ciao, ti mando un mio bacio da amore. Sei buona tutta, ma cosa vuoi fare tu? Ma cosa vuoi? Vuoi una cosa seria? Dimmi sì o no. Ti ripeto, vuoi venire con me, sì o no? Diana, vuoi fare una cosa seria? Sei una donna seria? Mi vuoi? Codatami o stai prendendo in giro gli uomini? Rispondimi, sei una donna seria? Ciao! Sei poco seria, donna, sei falsa, eh? Dici tutto, vuoi nuovo compagno, ma prendi in giro a noi uomini? Ciao, bionda! Cioè, sta povera Crista magari era lì a tagliare le verdure per il minestrone, nel frattempo alle sue spalle si è scatenato un dramma che neanche Beautiful con alti e bassi, amori, rilasci. Comunque, cosa ci portiamo a casa da questo case study? Allora, se vuoi conquistare una donna, la pazienza è la virtù dei forti. Ma soprattutto, se vuoi conquistare una donna, non chiamarla Diana se si chiama Giuseppina. Bene, siamo arrivati quasi alla fine di questo viaggio. Prima di esporvi l'ultimo case study, spero che questo video vi sia piaciuto e vi aiuterà a conquistare la vostra prossima fiamma. Nel qual caso, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un piace, condividere, un commento. Se vi piace la lettura, in descrizione trovate anche tutte le informazioni sul mio libro, Cascina Speranza, cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali se avesse preso il potere un governo populista. Ed ora un'ultima riflessione, molto più profonda, molto più deep. Ma perché al giorno d'oggi è difficile trovare una persona leale, corretta e che non vede l'ora di stare con te? Perché? Perché molti uomini si credono furbi a provarci con tutte quando magari hanno anche una compagna, sono falsi e si fanno anche credere di essere seri, almeno sui social. Esatto, gli sposati con la moglie, assurda società, fatta di sesso, droga, tradimenti e bugie. Perché non c'è più lealtà? Ciao, sono disponibile per incontri sessuali a pagamento. Interessati, scrivimi in privato. Buon pomeriggio. Sei di Milano? 351